Bene, grazie a tutti e grazie per grazie ai relatori di questa di questi due giorni, insomma, che e grazie dell'invito come dire dell'opportunità che mi avete dato di partecipare alla Summer School. Il titolo della mia breve relazione è Un luogo, una metafora. E dico subito che sconta un debito con un saggio, è una variazione del titolo di un saggio di Giorgio Manganelli, che Manganelli ha messo come postfazione al libro Flatlandia di Edwin Abbott. Manganelli scrive nel titolo: in verità un luogo è un linguaggio, riferendosi in senso rigoroso al fatto che ogni invenzione è la scoperta e la delimitazione di uno spazio mediante la creazione di un linguaggio. È per questo che, d'altra parte, il protagonista di questo romanzo commedia di Abbott, a metà tra l'invenzione fantastica e il gioco linguistico, è un quadrato che abita il mondo di Flatlandia, vale a dire la terra a due dimensioni popolata da figure geometriche totalmente piatte e che vedono il mondo come fosse una carta geografica, cioè senza nessun rilievo. Queste poche indicazioni bastano per capire l'ossessione, insomma, per afferrare quale sia l'ossessione vera e propria di quel romanzo, di quella che è al centro del romanzo. Questa ossessione, in breve, insomma, possiamo dire che è il tema della visione. Lascio da parte i particolari, insomma, del romanzo e salto al punto che mi interessa e al motivo di questo riferimento letterario iniziale, e cioè alla questione: che cosa si può vedere dentro un'immagine? Dalla costruzione di che Abbott compone in Flatlandia si possono trarre due risposte. Primo, la visione è sottoposta sempre ad interdetti, ragione per cui non è vero che è possibile vedere ogni cosa dentro l'immagine di ciascuna cosa. Tanto che per gli abitanti di Flatlandia, che non conoscono appunto la profondità, vivono in un mondo bidimensionale, un quadrato avrà chissà quanti profili significativi, ma non potrà mai essere visto come se fosse un cubo. Il secondo principio è che questi interdetti non sono ascrivibili allo specifico del dato percettivo, di quello che gli abitanti di Flatlandia percepiscono, ma derivano dal corredo contestuale, che è fatto di regole, convenzioni e anzitutto da una sorta di legislazione ipotetica che è quella dell'invenzione narrativa, letteraria, che inventa tutti gli abitanti che popolano la terra di Flatlandia. Che cosa possiamo vedere dentro un'immagine, grazie e nei limiti di quali interdetti? Si tratta di un problema che ha a che fare anche con la metafora. Ad esempio, sia per l'una, cioè sia per l'immagine, sia per la metafora, ne va, e non secondariamente, della questione legata alla loro dimensione, potremmo dire così, estensionale. Cioè, posto il fatto che in una certa immagine non possiamo vederci raffigurata ogni cosa, la domanda che sale in primo piano è fin dove possiamo spingerci a riconoscere profili e aspetti riportabili all'immagine veduta, all'immagine vista. Allo stesso modo, appunto, posto pure che la proiezione metaforica non sia senza limiti, ad esempio i limiti forniti dal contesto intenzionale dell'enunciato, resta tuttavia in dubbio fin dove possiamo arrivare nel reperire significati metaforicamente predicati di un soggetto. In questo breve intervento vorrei tenere insieme queste due dimensioni, quella dell'immagine e quella della metafora, per cercare un modo di porre un problema, una domanda, se volete semplice, ma credo essenziale, e cioè: che cosa fa di una metafora una metafora? In virtù di che cosa una metafora può dirsi metafora? L'intero dibattito, sullo statuto euristico della metafora, intesa quasi senza eccezioni come metafora linguisticamente viva, ha ruotato intorno a una questione pivot in maniera direi quasi indubitabile. Il punto focale è stato se le metafore siano effettivamente creative, se cioè consentano di conoscere in maniera imprevedibile aspetti della realtà che altrimenti non potremmo conoscere. Senza dover riprendere adesso i termini completi
e molto estesi effettivamente di questo dibattito, c'è però un punto su cui è utile focalizzare l'attenzione. La questione, potremmo dirla così, la questione sopraintrodotta ha sempre di più, soprattutto nella letteratura più recente, prodotto la netta opposizione tra, da un lato, l'idea di un ruolo autenticamente conoscitivo e creativo della metafora e dall'altro l'idea della sua traducibilità e parafrasibilità. La pensano nello stesso modo, ad esempio, Max Bleck e Ricoeur, Paul Ricoeur. In questo non si può sostituire la metafora senza perdere insieme il suo contenuto cognitivo, il suo contenuto conoscitivo. C'è poi un'ulteriore opposizione, potremmo dire così, che si può trarre, come infatti è stato tratto da Max Bleck ancora in prosecuzione sulla scorta del testo di Richards, con una schematizzazione che forse è un po' ossificata, però rende bene il punto. Secondo questa tradizione, da un lato ci sarebbe il paradigma sostitutivo, chiamiamolo così, secondo cui la relazione metaforica è una sorta di similitudine abbreviata o manchevole per qualche aspetto e comunque basata sulla somiglianza o analogia tra i due termini della figura, mentre al lato opposto di questa opposizione starebbe il paradigma cosiddetto interazionista. Secondo questo modello, la metafora non si limita a farci apparire un oggetto alla luce di un altro, a estendere significati magari consolidati nel tempo, ma crea veri e propri referenti, nuovi referenti, riorganizza la nostra esperienza del mondo e ridisegna i confini delle ontologie fin da allora valse. Volessimo riassumere, sintetizzare al massimo, essa è il punto di, la metafora è il punto di incontro di due sistemi di cose, il primo legato a un soggetto principale, il secondo legato a un soggetto sussidiario. C'è qui un nodo, secondo me, importante che provo a esprimere così. Ritenere che la metafora emerga come costituente del linguaggio, evidenziando ad esempio il suo aspetto originariamente sintetico, fra cose, idee prima sconnesse, ha alcune buone ragioni su cui poggiare. Detto questo, però, il nodo principale resta, cioè basti riferirsi al potere creativo della metafora per dare una risposta soddisfacente alla questione di cosa serva ad una metafora per avere la capacità figurativa che le si attribuisce. Rispondere che sì, e cioè che solo la capacità fattiva efficace, l'efficacia della metafora è ciò che giustifica l'arricchimento di un idioma perché oggettivizza e affina la coscienza stessa, sembra, a me pare, che non risolva il problema, anzi lo aggravi, dato che in quest'ottica, se sposiamo quest'ottica, il primato della creatività lascia trasparire un presupposto di non poco conto. È lo stesso supporto, lo stesso presupposto, ad esempio, a cui si riferiva Ricoeur nella metafora viva, difendendo l'autonomia del pensiero rispetto al linguistico, all'ambito del linguistico, e prendendo come sentinella di questa posizione la prima ricerca logica di Husserl. Non è un caso che poi la metafora viva si chiuda con una proposta teorica sulla referenza, assumendo cioè che affinché qualcosa sia detto è necessario che sia. Tra tutte le conseguenze che si possono trarre da un atteggiamento del genere, una riguarda in maniera specifica il nostro tema, ed è questa. Ci sono vari e diversi modi di atteggiarsi da parte della coscienza nei confronti delle sue immagini, dall'amare all'odiare, dal disprezzare all'apprezzare, naturalmente. Rimane fermo però che tutti siano secondari e subordinati rispetto all'atteggiamento tetico verso l'oggetto intenzionato. Questa posizione di supremazia concessa all'intenzionalità non può venir meno, secondo Husserl, come sappiamo, e allo stesso modo si può ritenere anche che la metafora, con tutta la sua facoltà, con tutta intera la sua facoltà sintetica e creativa, serva ad ampliare lo spettro di una lingua e dunque, almeno in una qualche maniera, a conoscere il mondo, rappresentandoselo per somiglianze e con le annesse facilitazioni euristiche che si possono trarre. Tutto questo però, questa impostazione, non fa che installare la metafora sopra un primato, sopra il primato cioè della rappresentazione, anche qua, cioè che non le appartiene però in virtù dei fenomeni, ma in virtù di un pregiudizio di tipo logico. E d'altra parte Heidegger prima e Derrida dopo, in fondo, ma lo si potrebbe dire anche di Nietzsche, forse non hanno fatto altro che avvertire di questo pericolo iscritto nel meccanismo metaforico come
naturalmente segnato dalla metafisica, dall'impostazione metafisica. Chi ha cercato di guadagnare, di conquistare una posizione a suo modo peculiare all'interno di tutto questo dibattito è, mi pare, vorrei soffermarmi su questo, il filosofo americano Arthur Danto. Per due ragioni di fondo, che credo rendano interessante la sua riflessione. Da un lato, perché la sua intenzione è quella di non voler privilegiare né il campo linguistico, trattando di metafora, né il campo linguistico né il campo visivo. Sono anzi quelle visive, le immagini pittoriche in particolare, quelle che Danto privilegia. Dall'altro lato, l'intento dichiarato di Danto è, diciamo, è quello di mettere in questione la dimensione propriamente conoscitiva, cognitiva della metafora. L'avvertimento che Danto fa si può in fondo ridurre a questo assunto fondamentale: non basta ammettere che di una rappresentazione possano darsi diversi usi e differenti impieghi, come è il caso delle metafore. Quello da mettere in questione è il fatto che questo intreccio di usi metaforici sia e rimanga un sole, per così dire, secondario, per quanto dotato di molti raggi e luminosi, ma in ogni caso secondario, orientato rispetto al sole sensibile del mondo della referenza. È giusto, naturalmente, sottolineare, riprendere e, come dire, considerare che per alcuni aspetti anche centrali della sua teoria della metafora Danto risulti vicino a quella di Black, in particolare per quanto riguarda ad esempio il rapporto che passa tra il sistema dei luoghi comuni associati di Black e la teoria dei prototipi di Danto, secondo la quale appunto i prototipi che definiscono il nostro mondo in comune si basano sulla frequenza e sulla rapidità della risposta, cioè su una grammatica condivisa. Di questa cornice prototipica si potrebbe dire lo stesso che Wittgenstein scriveva dell'immagine del mondo che mi appartiene, vale a dire quella che ho non perché ho convinto me stesso della sua correttezza, ma piuttosto perché è lo sfondo che mi è stato tramandato e sul quale distinguo vero e falso. Si tratta cioè degli endoxa, diciamo, delle opinioni, delle credenze, come dire, incardinati, incistati in una comunità storico-sociale alla quale fanno da substrato e che non assumono rilevanza empirica se non quando, eventualmente in situazioni di crisi, tornano ad essere in una dimensione fluida. Detto però tutto questo, resta da chiedersi se si possa restare soddisfatti, mi pare, alla semplice prepresa d'atto che Danto fa. Se cioè basta convenire sul fatto che la metafora faccia leva su uno strato solidificato di sapere comune e non concedere invece ad essa una funzione creatrice al di fuori di quella che, come abbiamo detto, opera su uno sfondo di credenze ovvie e sostanzialmente consolidate, strutturate. Tanto più che anche Danto sarebbe d'accordo sul fatto che l'opera d'arte funziona esattamente come una metafora, almeno nella misura in cui quello che l'opera vuole dire è diverso da quello che di fatto dice, o in altre parole, che non è ciò che sembra, che l'opera non è ciò che sembra, esattamente come la metafora. Per giustificare ad esempio il fatto che il Brillo Box svolga una funzione metaforica, Danto affermerebbe infatti che è inutile guardarlo e riguardarlo, cercando cioè una proprietà che lo renda l'opera d'arte che è. Una metafora infatti possiede invece una scia intenzionale, che le vale sostanzialmente come il suo certificato di identità rispetto a tutte le altre proprietà e caratteristiche che le si possono attribuire. Essa, infatti, cito lo stesso Danto, presenta il suo oggetto e insieme il modo in cui lo presenta. Questo vale tanto per l'opera d'arte quanto per la metafora. E questo contesto intenzionale, appunto, vale a dire il fatto di includere tra le proprie condizioni di verità il riferimento a una forza rappresentativa, è tutto quanto serve alla metafora per distinguersi da un asserto passibile di sostituibilità e di traducibilità. Ragione per cui, ad esempio, l'affermazione, la metafora Giulietta e il sole, pronunciata da Romeo, non è sostituibile con Giulietta e un ammasso di idrogeno e elio, a prescindere poi dalle nozioni astronomiche che fossero in possesso di Shakespeare. Fin qui, naturalmente, ho usato la posizione di Danto per, come via d'accesso dentro un certo atteggiamento comune verso la metafora e l'immagine. Vorrei ora spostare lo sguardo in direzione del problema di fondo che prima enunciavo, e cioè la questione che riguarda la delimitazione estensionale della proiezione metaforica. Lo possiamo naturalmente formulare ancora nei termini propri di Danto, quelli che riguardano l'oggetto comune, scatola di Brillo, e la domanda diventa questa: come sarà possibile
come si potrà stabilire quali e quanti sono i rimandi veicolati dal meccanismo metaforico e come sarà possibile selezionare in modo non arbitrario le proprietà che nella proiezione metaforica sono predicate del soggetto. Una prima considerazione è questa: anche assumendo che quello della metafora sia un contesto intenzionale, come abbiamo detto che Danto fa, non si può escludere che esso mobiliti una serie di proprietà. Il sole rappresentato metaforicamente da Giulietta potrebbe essere l'astro più importante dell'universo, oppure la fonte della vita, o una divinità a cui si presta venerazione. Spostandoci poi al campo delle immagini, e volendo considerare due esempi di metafore visive, il problema si allarga ancora di più. Prendiamo ad esempio un caso di opera che, oltre a manifestare un intento metaforico autoriale, ubbidisce anche ai criteri enunciati da Noel Carroll per le metafore visive. L'opera è la testa di toro realizzata da Picasso nel 1942 e gli elementi che essa compone, la testa di toro e i pezzi della bicicletta, sembrano essere omospaziali e non compossibili, esattamente come richiesto da Carroll. E tuttavia la selezione e la delimitazione delle proprietà non è affatto chiara. Quali sono le proprietà che dovremmo intendere trasferite al toro e quali alla bicicletta? Neppure il contesto di riferimento è definito. Lo sarebbe già di più, ad esempio, se sapessimo che a Picasso fu richiesto di produrre un'immagine pubblicitaria, magari per la Vuelta di Spagna o per la Corrida. Una contestualizzazione del genere magari faciliterebbe la descrizione linguistica dell'effetto metaforico. Probabilmente però neppure questo stratagemma risolverebbe il problema di fondo, cioè il problema che riguarda l'immagine e il genere di sguardo che all'immagine è indirizzato. Naturalmente ci sono buoni motivi, ottimi motivi, per concedere che non sia possibile vedere quel che si vuole in un'immagine, esattamente come insegnavano gli abitanti di Flatlandia. E d'altra parte non funziona diversamente anche per le metafore, comprese quelle visive, che sono appunto immagini a tutti gli effetti. Non sembra però sufficiente questo interdetto iniziale, per riuscire a circoscrivere il campo di ciò che invece è possibile vedere dentro una certa immagine. Si può dire infatti che la testa di toro di Picasso non sia un ritratto di Giulietta, ma questo non ci dice affatto fino a dove possiamo spingerci nella serie di ciò che vi vediamo raffigurato. Ultimo esempio che faccio, il dipinto, il famosissimo dipinto di Tiziano dal titolo Carlo V a Mühlberg, che è esposto al Prado a Madrid. Analizzando questo quadro, Panofsky rintracciava la raffigurazione di Marco Aurelio, ad esempio, naturalmente come esempio di sovranità dotata di qualità morali indiscusse. In questo caso, seguendo questa interpretazione, saremmo di fronte ad una metafora senza la presenza del veicolo della metafora, della proiezione metaforica, e cioè proprio Marco Aurelio. L'imperatore romano, infatti, nel quadro, semplicemente, sulla tela, non c'è, non esiste, non è presente. Spetta all'interprete, e all'interprete dotato peraltro di una buona base di conoscenze relative alla retorica figurativa imperiale di Carlo V, vederci quel significato. In sintesi, Marco Aurelio è uno degli aspetti che si possono vedere nell'immagine di Carlo V, quello che però non basta a far sì che quell'immagine raffiguri Carlo V come Marco Aurelio è proprio quel semplice puro vedere. D'altra parte, tutti e tre gli esempi di proiezione metaforica considerati, due dei quali di tipo visivo, indicano che l'insieme degli aspetti riferibili ad un soggetto, chiamiamolo un soggetto X, sia potenzialmente infinito. Se però di questo si tratta, vale a dire di una infinita, incircoscrivibile serie di aspetti di X, appartenenti a questo soggetto X, è evidente che viene in questione anche la posizione dello stesso soggetto X raffigurato. Si è soliti attribuire a questo soggetto, indipendentemente dai suoi aspetti, una precedenza logica, come ciò che nella veste di referente precede, diciamo, e perciò sorregge tutti i significati che costituiscono le sue proiezioni. Il punto però è esattamente questo, io credo. Se cioè la possibilità di indicare questa serie di aspetti come aspetti legati a quel soggetto X, definisce un legame tale, e cioè abbastanza sufficientemente univoco e determinato, da poterlo considerare sufficiente a trasmettere su quel soggetto X e soltanto su di esso, esclusivamente su di esso, quella funzione di fondamento dei suoi aspetti potenzialmente infiniti. In altre parole, se il problema è questo, se il bagaglio di aspetti che produce la diversità
di una determinazione, in questo caso di un'immagine visiva, negli esempi che abbiamo considerato, conferisca ad essa anche la sua incompatibilità con altro, e cioè da questa, dagli elementi che costituiscono la sua diversità, derivi la possibilità di interdire ciò che in quell'immagine non è possibile vedere. Il caso del dipinto di Tiziano, infatti, sta lì a dimostrare che non si può escludere che la determinazione di un aspetto del soggetto X, dell'immagine visiva X, preceda all'esperienza non soltanto dello stesso X raffigurato, ma anche allo scambio che, ad esempio, può intervenire tra due spettatori, uno più e l'altro meno edotto sulla retorica figurativa di Carlo V. Tutto questo naturalmente indica che l'esperienza della metafora è sensibile ai contesti. Non tanto perché una metafora può di volta in volta cambiare significato, ma invece nel senso più pregnante, direi, per cui è il contesto a suggerire un criterio per rendere pertinenti le caratteristiche appropriate che posso aspettarmi da una metafora. Questo rimando all'orizzonte contestuale non si può chiudere in modo definitivo, ragione per cui il processo, potremmo dire così, il processo di pertinentizzazione che ne segue resta obbligatoriamente e necessariamente aperto. Se questo è vero, però, anche l'interdetto iniziale, come dicevamo, da cui siamo partiti, che cioè non tutto possa vedersi dentro un'immagine, vacilla. O meglio, va messo in dubbio che esso sia legato alla sola percezione dell'immagine. Questa immagine infatti si presenta sempre articolata in aspetti, restando peraltro aperta ad ulteriore articolazione. Se essa però ha questa struttura, non posso allora riferire l'esclusione di un significato al dato percettivo. Quell'esclusione sarà certamente possibile, cioè quell'interdetto sarà necessariamente possibile, avrò certamente ottimi motivi per sostenere che non posso vedere ogni cosa dentro una qualunque immagine, ma ne avrò anche di più, avrò anche maggiori motivi per sostenere che questa negazione è possibile solo dentro un sistema interpretativo che trascende la determinazione percepita. In buona sostanza l'osservazione che si può trarre è questa: ciò che rende incompatibili due entità è altro da ciò per cui esse sono diverse. Ciò su cui quella incompatibilità si misura è un orizzonte di utilizzo, un orizzonte contestuale, compreso in questo orizzonte l'esigenza, potremmo dire logica, strettamente logica, che può intervenire nella raffigurazione, nel processo di raffigurazione, di fronte al corso potenzialmente infinito messo in moto dalla considerazione di tutti gli aspetti di una determinata immagine. Volendo riassumere e concludendo, insomma, secondo Danto il minimo che serva per una teoria dell'espressione metaforica è stringere insieme campo linguistico e campo visivo. Lo strumento adeguato non può essere dunque la semplice devianza semantico-grammaticale e non è neppure il riferimento all'oggetto né una teoria della referenza, né comporre una teoria della referenza. Perché quel riferimento è appunto, come dicevamo, costitutivamente aperto, il riferimento all'oggetto è costitutivamente aperto. La metafora invece, dice Danto, e potremmo proseguire su questa strada, è metafora in virtù della sua forza intenzionale. Le occorre cioè una sorta di potenza nel presentare il suo contenuto, una potenza tale da riuscire a mettersi il contenuto stesso alle proprie spalle. E il rimando a questa forza che fa della metafora una proiezione, senza una facoltà del genere, che riesca cioè a far regredire il contenuto dell'immagine, dell'immagine metaforica, nella veste di supporto rispetto alla rappresentazione, non ci sarebbe nessuna metaforizzazione, nessuna proiezione. E i modi della rappresentazione non avrebbero la forza di salire in immagine. L'aspetto decisivo, diciamo, che su cui vorrei chiudere, di questo cambiamento di paradigma, possiamo dire così, è questo, cioè non è più in questione ciò che nell'immagine si vede, ciò che è in vista nell'immagine, ma ciò a partire da cui l'immagine diventa visibile. Questo modo di intendere la metafora ha questa caratteristica precisa, che può forse rappresentare un vantaggio. La caratteristica sta nel fatto che essa non giri più intorno ad una qualche predisposizione soggettiva verso il mondo, nessun atteggiamento subordinato, come dicevo, ad una teoria della referenza. Qui piuttosto è la metafora a misurare i suoi effetti a partire dalla sua appartenenza al mondo. Grazie e ho finito.